Trabiella 2011, l'appuntamento annuale con la gara podistica organizzata dalla Croce Rossa di Biella, che vede la consegna del trofeo Oscar Botto Steglia, non ha temuto la pioggia e anche quest'anno ha visto radunarsi bambini e adulti pieni di entusiasmo. Il primo assoluto è Gabriele Beltrami, mentre la prima donna al traguardo è Sonia Destro. Siamo giunti alla 24esima edizione della Strabiella. Il tempo speriamo sia clemente, siamo in attesa di almeno 700 partecipanti quest'anno a questa corsa podistica non competitiva organizzata dal Croce Rossa Comitato Provinciale di Biella. Alle 7 ci sarà la partenza del mini giro, un giro adatto per i bimbi fino a 10 anni. Invece alle 8 ci sarà la partenza degli adulti, il percorso è di circa 7 chilometri. Quest'anno come novità abbiamo la gentile concessione del chiostro di San Sebastiano da parte del Comune di Biella, per cui la presentazione, la premiazione e il rinfresco dopo gara verrà svolto appunto all'interno del cortile del chiostro. Siamo fiduciosi e confidiamo. La nostra Biella, come diceva Susi, è giunta alla 24esima edizione e vorremmo ricordare un nostro compagno che nel 1979, Oscar Botto Steglia, è morto durante lo svolgimento di un servizio di ambulanza. Numerosi i bambini che hanno partecipato alla Strabiella. Con grinta, con gioia, con entusiasmo e tanta energia. Il mini giro vede all'arrivo Jacopo Benavente, Giglio Valid, Ariele Ceccon. No, via, via, solo i primi tre. Brava, strappa. Un grazie ai tanti sponsor che con la loro generosità contribuiscono a fare della Strabiella una tra le manifestazioni sportive più amate dalla popolazione biellese. Vi attendiamo numerosi alla prossima edizione.